Ben ritrovati, ospite di Spazio Città, il generale Paolo Marrano, che è sindaco di Margherita di Savoia. Ben tornato, sindaco. E con lui faremo il punto della situazione, dell'azione politico-amministrativa che sta portando avanti nella sua città, non senza difficoltà, lo sappiamo. E allora io voglio proprio partire dalla cosa più banale e più importante, come stiamo a soldi? Soldi ovviamente non stiamo bene, però le condizioni economiche e finanziarie del comune, e quando dico le condizioni mi riferisco a tutto ciò che è stato fatto per cercare di chiudere di limitare il più possibile le condizioni di dissesto, ecco, di questo sono contento perché sono 3 anni. Perché io appena sono stato nominato sindaco mi sono ritrovato di fronte al problema del È stato dissesto eletto finanziario. sindaco. No, specifichiamo perché oramai, siccome viviamo tra nominati, in quanto qualcuno viene eletto, per dirlo, diciamo, in terra a terra, sì. Appena eletto sindaco, io mi sono trovato un mese dopo circa di fronte a una comunicazione della Corte dei Conti dove mi diceva che tutta la gestione riferita agli anni 2012, 2011, 2010 era una gestione completamente passiva e quindi di fronte a grossi problemi, tant'è che c'è stato un momento in cui si era valutato l'opportunità di fare passi, di dare passi perché trovarsi di fronte a una massa debitoria di quella portata era veramente stata una grandissima sfida. Nonostante tutti mi avessero invitato a dare il passi per il dissesto, io con la mia amministrazione avevamo deciso di andare avanti, di vedere fino in fondo quali possibilità il Comune aveva per salvarsi. Ecco, a distanza di 3 anni posso dire, siamo ancora sotto monitoraggio, però la Corte non ha dato il dissesto. La Corte, se da una parte ancora ci invita a risolvere qualche problema, ma dall'altra parte ha riconosciuto la volontà e soprattutto l'onestà di riparare ai danni compiuti dal passato e di mettere ordine nei conti. Questo è un dato di fondamentale importanza, perché da qui si snoda tutta la gestione della mia amministrazione. Io capisco che la gente non voglia sentir parlare di debiti, perché i debiti non sono un fatto positivo e poi creano malumore, malessere, quindi, però non è possibile che io senta dire ancora oggi, ma come hanno fatto gli altri, fanno loro. No, non è così. Gli altri che mi hanno preceduto non hanno fatto bene. E questo è un dato inconfutabile. È inconfutabile perché ci sono gli atti della Corte che completamente dimostrano tutto il contrario di quello che tanta gente asserisce. I debiti noi li abbiamo scovati, li abbiamo riconosciuti, tutti, una massa di debiti fuori bilancio, e li abbiamo anche cercato di finanziare, come? Attraverso mutui. Il comune di Margherita di Savoia oggi paga 130.000 euro al mese per far fronte a una debitoria che risale negli anni. Non è poco perché con 130.000 euro al mese si possono fare tante cose per una comunità. E con questo voglio dire che tante cose stiamo facendo e abbiamo già fatto. E allora bisogna anche riconoscere, che l'amministrazione ha ben operato. Bisogna fare un plauso a questa amministrazione, perché io ho una compagine di giovani professionisti, lavorano tutti, non hanno bisogno di niente, è gente che lo fa, professionisti che lo fanno con amore verso la città, verso il paese. I dati purtroppo per i detrattori mi danno ragione. Senta, sindaco, per quanto tempo il comune di Margherita di Savoia dovrà pagare diciamo, queste pesanti rate per estinguere i debiti pregressi? Per 30 anni, per 30 anni. Purtroppo questo è un fardello
che il comune che arriva ai pronipoti arriva ai pronipoti, deve portarsi addosso. Ma vedi Roberto, io quello che voglio, il messaggio che voglio lanciare ai miei concittadini è che queste non sono fesserie o chiacchiere, queste sono cose serie, documentabili, che si interessino anche loro, che prendano coscienza di questo, perché bisogna evitare per il futuro che altri masnadieri si occupino dell'amministrazione del comune. Il comune è di noi tutti, ma il comune va riguardato, va salvaguardato. Cioè, per 30 anni il comune dovrà pagare 130.000 euro al mese. Proprio così, proprio così. Noi abbiamo debiti per circa 22 milioni di euro, molti di questi debiti sono debiti fuori bilancio, molti di questi debiti sono debiti rinvenienti. Ecco, io quello che voglio capire, con questo, io lo chiamo maxi mutuo, anche se magari il termine è improprio, ma cioè, per far capire, sono compresi tutti i debiti fuori bilancio, tutte le situazioni debitorie, oppure c'è dell'altro? No, sono... Siamo ormai al 99,9%, abbiamo riconosciuto. Quindi non ci sono in arrivo dei debiti fuori bilancio da approvare in Consiglio Comunale, li avete azzerati? Ci sono debiti, possibili debiti fuori bilancio, riconducibili essenzialmente a situazioni di un certo contenzioso, che qualora questo contenzioso dovesse trasformarsi in una condanna per il Comune, ovviamente diventerebbe fuori bilancio. A cosa si riferisce? Mi riferisco a tutte quelle pratiche del contenzioso per le quali il Comune è stato chiamato in causa da cittadini, da imprese. Ma a quanto ammonta un'idea? Non sono. Diciamo che il 90% è stato... Il bilancio del Comune di Margherita di Savoia dovrebbe essere qua, una ventina di milioni di euro? Sì, più o meno. E quindi diciamo circa 1,5 milioni va via per pagare, per fronteggiare questa situazione ogni anno. Ma non solo. Un'altra piccola, chiamiamo piccola fetta, è targabile come evasione, nel senso che noi abbiamo, sono già 2 anni che abbiamo per la Tari un non pagato di circa 900.000 euro. Ecco, ma incide... state mettendo mano a questa negatività, cioè questo, so che insomma sul fronte tributi vi siete mossi. Sì. Ci siamo organizzati, è partito in questi giorni il nuovo contratto per la gestione dei tributi, quindi ritengo che il 2017 sarà l'anno in cui il Comune beneficerà del ristoro di tributi. Lei ha idea di come, innanzitutto vi siete affidati a un'azienda privata, il Comune che si sta organizzando? No, abbiamo esternalizzato, abbiamo fatto una gara pubblica. C'è stato e questa azienda come intende muoversi? Si muoverà perché là dove è stato fatto, chiedo scusa se la interrompo sindaco, ma c'è stato un censimento delle abitazioni e quindi conseguentemente anche attraverso gli incroci con l'Enel e quindi si è avuta una mappatura esatta di quelle che sono i nuclei familiari e oggi a Barletta, giusto per fare un esempio, se uno cambia residenza, prima del cambio di residenza devi andare all'ufficio tributi a far modificare quella che è gli indirizzi, le situazioni dei nuclei familiari, eccetera, eccetera. A Margherita come si stanno organizzando? Perfetto, ci stiamo organizzando proprio in questi termini, cioè ci sarà la mappatura totale. Che poi serve per tutta una serie di problematiche, certo. Serve anche per arrivare ad eliminare abbandoni, perché qualcuno che fitta la casa d'estate non può dire non c'erano i bidoni, non è previsto, è previsto. Quindi serve per la toponomastica, Margherita non ha una toponomastica da diversi anni, serve per risolvere tanti problemi, non ultimo, anzi il primo, quello riferito alla gestione dei tributi. L'esternalizzazione, il capitolato prevede proprio questo, è una mappatura e una ricognizione di tutta l'intera città. Ed è sperabile, anzi me lo auguro,
che questo possa accadere già nei primi mesi. Dirò di più, noi abbiamo dato dei locali alla nuova, questa società che si è aggiudicata la prestazione, locali che sono in via di allestimento, proprio per far sì, addirittura questi signori resideranno nel comune insieme ai dipendenti comunali. Io sono fiducioso in questo, perché di fronte al nulla oggi finalmente si arriva a fare qualcosa di concreto. Sindaco, come siamo a macchina amministrativa? La macchina amministrativa finalmente, se ci sono delle importanti novità, se ci sono delle realizzazioni che vengono compiute, se c'è finalmente chiarezza nei conti pubblici, è perché la macchina amministrativa l'abbiamo un po' sistemata. Abbiamo un responsabile dei servizi finanziari che ci ha ben tutelato anche di fronte alla Corte dei Conti, quindi capace, che è in grado di portare avanti tutta la ragioneria del Comune. Abbiamo finalmente un ufficio tecnico con gente che ormai è inserita nel nostro DNA, un ingegnere Miracapillo, che è il responsabile dei lavori pubblici, il responsabile dell'ambiente, il responsabile di tante sfaccettature, di tanti aspetti particolari. Quindi finalmente oggi abbiamo, ecco, c'è il giusto mix fra professionalità e conoscenza del territorio. Senta, per chiudere questo argomento, prima del suo arrivo c'era una situazione che ho addirittura difficoltà a definire. Qualcuno molto autorevole mi disse: qui non c'è un solo atto amministrativo, diciamo, fatto, battezzato, qui bisognerebbe prendere gli armadi così come stanno e mandarli in ben altri uffici. La possiamo considerare chiusa quella stagione, superata quella fase? O ci sono, o nella gestione odierna si risente ancora delle situazioni create ad arte in passato? L'80% di quelle situazioni deplorevoli, ma situazioni di totale abbandono, l'80% è stato risolto. Abbiamo tutte le opere edili abbandonate, sono state portate a termine, ma non solo sono state portate a termine, ma sono state, come dire, legittimate. E tutto ciò che non andava e non va viene continuamente riportato, così come tutti i debiti fuori bilancio. Noi abbiamo portati all'attenzione della Procura della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica. C'è gente ancora che pensa di poter affrontare le diverse problematiche senza considerare il rispetto delle norme e delle leggi. E questo non va ancora bene. Non si riesce a bonificare tutto in tre anni e mezzo. A Margherita, in moltissime persone, non c'è la cultura del rispetto, della regola. Ancora oggi noi abbiamo difficoltà. Vabbè, è abbastanza diffuso, non soltanto a Margherita. Sì, non è un fatto di Margherita, però io parlo di casa mia, certo, perché sono abituato a valutare le questioni di casa mia. E questo crea notevoli difficoltà, perché è difficile riportare tutto nel secondo ordine giustizia. Però voglio dire, noi non abbiamo più problemi di illegittimità che riguardano pratiche in corso, assolutamente. Se c'è qualcosa deriva sempre dal passato, e cerchiamo di affrontarlo e di sistemarlo così come si conviene. Visto che abbiamo parlato di soldi e la stagione estiva per Margherita di Savoia rappresenta il momento cruciale dell'economia della città, com'è andata l'estate? Visto che non ci vediamo da prima dell'estate. Sì. L'estate non è andata al meglio, nel senso che sappiamo tutti
che le condizioni climatiche quest'anno non sono state ottimali. Però da quello che insomma più o meno abbiamo raccolto, da quello che sono, è il diretto coinvolgimento del Comune. Io posso fare un'analisi della stagione, anche si può fare anche attraverso quello che il Comune ha incassato. Esatto, per esempio, io a quello mi riferivo. Per esempio dai parcheggi. Noi non abbiamo incassato una cifra considerevole, quindi che sicuramente attesta una presenza nel territorio, una forte presenza nel territorio. Si può dire che la presenza non era una presenza continua, costante, magari limitata un po' di più al fine settimana o alla giornata addirittura, però le presenze ci sono state. Ci sono stati dei momenti in cui tutti gli stabilimenti balneari erano pieni, in un momento in cui hanno lavorato un po' tutti quanti. Lo sforzo che stiamo facendo è che stiamo innalzando l'asticella dei servizi e della qualità. Ma questo è un fatto, ripeto, così come altri aspetti della gestione quotidiana amministrativa, sono cose che possono cambiare un po' col tempo. Noi dobbiamo fare di tutto. Margherita, non voglio sottacere il fatto che Margherita per 3 anni consecutivi è bandiera blu e ce la stiamo mettendo tutta perché anche il 2017 ci possa essere un riconoscimento per Margherita. Questo è importante. È importante perché è un innalzamento del pedigree turistico margheritano. È un innalzamento perché la bandiera blu non è un fatto, per quanto la gente possa pensare, ma la bandiera blu è una riconoscibilità da parte delle organizzazioni preposte dalla FEE al modo di lavorare di un comune, ai servizi. Ecco, sì, perché io questo voglio ricordare ai telespettatori. La bandiera blu non riguarda la qualità del mare, riguarda una qualità generale dei servizi, dei servizi offerti dalla città sotto il profilo turistico. Certo. Perché sotto il profilo, diciamo, della qualità del mare, Margherita ha gli stessi problemi in qualche modo delle città viciniore, cioè non stiamo parlando del mare del Salento. E soprattutto paga spesso responsabilità non sue, nel senso che se non funziona il depuratore di Cerignola il conto lo paga Margherita di Savoia. Le acque che l'Ofanto porta a mare è una responsabilità di 3 regioni e non so quanti comuni, ma il conto lo pagano Margherita di Savoia e Barletta. Siccome spesso sentiamo parlare di iniziative sovracomunali per portare alla bonifica dei canali, dei tanti canali che sfociano a mare, riguardo il parco dell'Ofanto e riguardo ciò che avviene a nord della città di Margherita di Savoia, soprattutto nella zona di Torre Pietra, eccetera, eccetera, voi sotto questo aspetto vi siete raccordati, si muove qualche cosa o ci affidiamo alla buona sorte? Veramente si è già mosso qualcosa di concreto, molto concreto, perché noi siamo riusciti ad ottenere degli interventi nel nostro territorio, che è cosa già fondamentale, importanza. C'è stato il potenziamento dei depuratori. Potenziamento dei depuratori che ha portato anche a una valutazione ottimale del refluo, non solo del diretto, prodotto diretto. Quando dico prodotto diretto mi riferisco a quello che è i rifiuti organici. Ma addirittura si sta operando sul refluo. Tant'è che recentemente c'è stato un interessamento da parte del Comune verso tutti i proprietari di terreni nella zona ITTA, la Cannafesca, verso Barletta, la Margherita Barletta, per fare un sondaggio circa, per conoscere esattamente il numero degli utenti che potrebbero usufruire di questo.
E questa è una grande realizzazione, perché si immagini per un attimo cosa significa dare acqua quasi al massimo, pulita, per irrigazione di tutti quei campi. È una cosa veramente, siamo già al di là della fase del depuratore. Ma non solo, non ci siamo fermati qui. I problemi per Margherita arrivano da Foce Carmosina, dove, si diceva prima, in Foce Carmosina scaricano le condotte del comune di Trinitapoli anche, e di Cerignola e anche oltre. E con Trinitapoli ci siamo raccordati e i risultati cominciano ad arrivare. L'anno passato, l'ultima stagione, noi abbiamo avuto dei buoni risultati in tema di ambiente, di conservazione dell'ambiente. Per l'Ofanto, l'Ofanto è quello che sappiamo tutti, la situazione dell'Ofanto qual è. Ormai, oltre al fatto ambientale, l'Ofanto ormai ci fa soffrire molto sotto l'aspetto della erosione. Abbiamo un fenomeno erosivo di grande rilievo su tutta la parte sia a nord che a sud dell'Ofanto. E in questo l'ultimo accordo, che poi si è trasformato ormai in un contratto, in un prossimo contratto che il Comune di Margherita ha indetto la gara, abbiamo indetto una gara per l'individuazione di un contraente per il ripascimento della costa sia a Levante che a Ponente. Quando dico a Levante mi riferisco nella zona da Margherita, città, centro, a Ofanto, quindi arriviamo quasi anche vicino Barletta, ed per la parte è la zona Orno che va dal Porto Canale verso Zapponeta. Quindi abbiamo avuto, per noi sono stati stanziati, ripeto, c'è già una gara in atto, i cui termini di esecuzione del prossimo contratto dovrebbero decorrere da gennaio 2017, quindi è proprio vicino. È una grande realizzazione perché, oltre a evitare l'erosione, bonificherà la zona di entrata del porto, che oggi soffre di gravi problemi perché c'è un accumulo di sabbia che non consente il transito agevole dei nostri pescherecci. Allora, perché qui poi ci arriviamo a un aspetto che riguarda il porto, ma prima volevo dire, una ventina d'anni fa, Margherita di Savoia d'estate raggiungeva i 50-60 mila abitanti. Era un turismo di ritorno ed era anche un turismo, diciamo, di bocca buona, nel senso che si accontentava. Con il passare degli anni c'è stata la necessità di fare un salto di qualità, e questo salto di qualità lo abbiamo avuto anche, lo vediamo nei lidi che si sono attrezzati, trasformati, modernizzati, nei ristoranti, nei vari locali di attrazione turistica. Ha comportato un aumento, diciamo, tra virgolette, della qualità, cioè forse gente che spende di più, ma ha penalizzato, diciamo, la quantità. In questo scambio ci avete guadagnato o ci avete rimesso? Noi sicuramente, così come oggi è Margherita di Savoia, noi ci dobbiamo puntare alla qualità. Quello che abbiamo fatto ancora è poco. A Margherita mancano le strutture alberghiere. Perché dico mancano? Quest'anno c'è stato un proliferare di bed and breakfast, meno male, grazie a Dio, e hanno lavorato tutti. Ma qui ormai bisogna pensare soprattutto alla destagionalizzazione, cioè non si può pensare a Margherita di Savoia come una città turistico marittima e termale che lavora soprattutto per la parte diciamo alberghiera, che lavora fino a ottobre, novembre, a quando arriviamo a novembre. Non è più possibile. Noi dobbiamo, quello che stiamo facendo è per destagionalizzare. E cosa stiamo facendo? Abbiamo già avviato tutta una procedura, il PUG, il nuovo documento di programmazione generale, urbanistico generale,
E nel BUG stiamo prevedendo delle aree. Il DPP lo avete approvato? Il DPP l'abbiamo già approvato. Quindi con il PUG noi cerchiamo di dare un assetto definitivo alla città di Margherita, con tutti i problemi e i vincoli che abbiamo. Non ci scordiamo che Margherita ha dei grossi vincoli, i vincoli dati dal PAI, noi abbiamo l'Ofanto da una parte, il mare dall'altra, e purtroppo dico in bene, ma non tanto per quanto concerne il territorio. Abbiamo la zona Ramsar dall'altra, quindi Margherita ormai è stretta fra due vincoli, tra le acque. È una piccola Venezia quasi, mi verrebbe da dire. Però bisogna sfruttare quello che la regione ha, diciamo, alle indicazioni che la regione ha già fornito. Nella parte fra Margherita e Zapponeta noi abbiamo le sabbie, che sono degli arenili. Gli arenili sono una risorsa indescrivibile, una risorsa bellissima per la comunità. È una zona che va sfruttata per gli orti possibilmente botanici, perché quello in definitivo si produce, ma nello stesso tempo bisogna fare qualcosa per il turismo rurale. Ecco, anche lì quelle piccole abitazioni a disposizione possono servire per ospitare gente che ha voglia di vivere continuamente a contatto con la natura, soprattutto in quelle giornate calde dove si sposta facilmente dall'arenile verso il mare. Questo è quello che deve succedere a Margherita. A Margherita io mi auguro che ci siano, si sta muovendo, perché vedo un interesse da parte soprattutto di imprenditori che vogliono investire. E me lo auguro che questo possa accadere prima possibile. Puntate a fare un porto turistico. Solo lo vuole fare anche Barletta, lo vuole fare Trani, lo ha fatto solo Biceglie. E non si sa se alla fine il porto turistico serve o non serve, però insomma voi ci state puntando con decisione. Sì, noi ci stiamo puntando con decisione, perché intanto è necessario una nuova marina a Margherita di Savoia, perché oltretutto già l'abbiamo. Abbiamo già realizzato il progetto e il progetto non tiene conto di realizzazioni faraoniche o chissà di quale diavoleria. Il progetto che abbiamo realizzato è una valorizzazione e una ottimizzazione di quello che è l'attuale nostro porto. Ci sono questi, sia il braccio di Levante, il braccio di Ponente, totalmente così messi là a guardare che cosa poi l'acqua. Insomma, noi vogliamo sfruttare il canale, vogliamo sfruttare i due bracci, vogliamo sfruttarli perché da una parte verrà la marina, diciamo quella commerciale, e dall'altra parte verrà la marina, quella da turismo, da diporto. Utilizzare il canale, renderlo ancora più bello e spostare quindi tutto quello che oggi c'è nel canale fuori, arricchirlo di qualche piccola struttura ricettiva, struttura, qualche impianto sportivo, arricchirla di un po' di verde, insomma renderla bella. E poi consentire l'allacciamento al lungomare, all'attuale lungomare, cioè costruire quella parte di lungomare che va dal porto, dal braccio di Levante, fino all'attuale parte dove si ferma il lungomare. Questo darebbe la possibilità di portare la città nel porto, perché mettere sul lungomare e dare la possibilità alla gente di farsi questa bellissima e lunga passeggiata di estate, ma anche d'inverno, potrebbe sicuramente incidere sulle attività commerciali della nostra città. Allora, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi tocchiamo anche argomenti importanti come l'area mercatale, i rifiuti, il cimitero. Lo facciamo tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista al generale Paolo Marrano, che è il sindaco di Margherita di Savoia. Allora, sindaco, adesso tocchiamo alcuni argomenti rilevanti di quella che
la gestione amministrativa, partendo dall'area mercatale che avete inaugurato qualche giorno fa. Sì, questa area mercatale, ripeto, che era necessaria. Perché? Perché il vecchio mercato trovava la sua allocazione, si svolgeva ormai nel cuore dell'area urbana della città. Nell'area urbana perché c'erano abitazioni, scuole, quindi a partire dal traffico, un traffico che si creava in maniera quasi violenta, per finire alle condizioni di sicurezza. Non c'erano condizioni di sicurezza nel vecchio mercato. Hanno suggerito sin dall'inizio del mio mandato di mettere in pentola questa grande realizzazione. Le devo dire che è stata una fatica perché, e questo ce l'hanno riconosciuto anche i sindacati dei mercatali, perché abbiamo fatto tutto come previsto dalle norme. In esecuzione di quelle che sono ordinanze regionali, consultando e confrontandoci continuamente con tutti, sia i sindacati e con tutti coloro i quali erano già in possesso di un'autorizzazione a vendere per l'area mercatale. Non è stato facile metterli tutti d'accordo. E lo dico con cognizione di causa perché l'area mercatale è uno dei grossi problemi che ogni città vive. Io ho colleghi che mi dicono ancora oggi, dice, come avete fatto per arrivare a tanto? Ecco, l'abbiamo fatto nella consapevolezza di intanto di centrare l'obiettivo e poi di arrivarci nel rispetto delle regole, perché solo così ci si può arrivare senza problemi. Oggi, giovedì scorso, quando è stata inaugurata l'area, io ho visto veramente il colpo d'occhio bello. Un mercato funzionale, un mercato sicuro, un mercato garantista. Chi purtroppo non ha autorizzazione niente non potrà entrare. E qui bisogna adesso tenere duro perché, come sempre accade, l'abusivismo è sempre lì pronto ad intervenire e a rovinare tutto quello che di buono è stato già fatto. Avete avuto qualche mese fa dei seri problemi nella gestione dei rifiuti. La possiamo considerare superata quella fase o si sta vivendo una fase intermedia in attesa di che cosa? Magari me lo dice lei. La gestione dei rifiuti, non lo dico io, ma è il primo problema di ogni città. È il primo problema di ogni città perché... perché è un problema risolvibile soltanto con l'aiuto e la consapevolezza che ogni cittadino deve rispettare l'ambiente. Nonostante gli sforzi, noi quest'estate abbiamo avuto tanti problemi, a partire dagli abbandoni, a partire dai rapporti con la SIA, a partire da tante altre questioni. Dal mese di agosto, di settembre in poi, ci siamo un po' fermati, abbiamo analizzato tutti gli aspetti critici e le varie problematiche, abbiamo deciso di puntare sulla SIA, siamo andati avanti con la SIA, ci siamo incontrati, abbiamo fatto incontri, siamo addivenuti ad un concordamento di costi, siamo addivenuti anche alla individuazione e alla prospettazione di soluzioni che non fossero più soluzioni tampone per l'eliminazione degli abbandoni, ma fossero delle soluzioni alternative agli abbandoni. I dati mi confortano in questo. Qualche abbandono c'è ancora, ma è figlio del fatto che la nostra è anche una popolazione anziana, molto anziana. Quindi bisogna avere un po' di pazienza e cercare di convincere anche loro che è meglio fare rispettare quello che oggi è la regola della gestione dei rifiuti e non abbandonare in maniera così superficiale, in maniera
quasi quasi a dire a sfregio. Ecco, i dati mi confortano in questo, perché la soluzione che abbiamo trovato dal mese di settembre in poi ci sta dando buoni risultati. Margherita è molto più pulita, ma non solo. Io vedo anche la cura del verde, vedo anche tanti altri aspetti della città completamente diversi già da quella di un anno fa. Avete fatto delle unità mobili, mi diceva. Sì, abbiamo creato delle postazioni mobili che vengono tutti i giorni installate in punti nevralgici della città e la gente, normalmente dalle 14 fino alle 18, anche 19, la gente è libera di poter conferire tutto quello che può conferire, Questo per l'organico, evitare gli per abbandoni. evitare Ma l'abbandono. voi siete intenzionati a restare con la SIA o l'idea di un nuovo rapporto, ad esempio con Barsa, è una strada che si pensa ancora di poter percorrere anche in quella logica di collaborazione tra gli enti dell'attuale provincia o comunque dell'ente di secondo livello che verrà dopo la provincia? Noi partecipiamo ormai a tutte le riunioni con la SIA, con il consorzio. Abbiamo contribuito per la nostra parte a saldare i nostri debiti, almeno la maggior parte non ci sono debiti cronici e critici, ci sono debiti relativi agli ultimi 2, 3, 4 mesi, non di più. Stiamo cooperando con SIA alla luce anche di quelle che sono le volontà di SIA, cioè riprendere alla mano cosa che è stata fatta il Sesto Lotto, quindi da parte di SIA c'è la volontà di una totale riorganizzazione. Tutti i comuni appartenenti a SIA, mi risulta, per far riferimento ai tre comuni ai quali operiamo sempre in sinergia, Trinitapoli e San Ferdinando, solo San Ferdinando. Ancora, ma queste sono problematiche che riguardano San Ferdinando, ritiene di dover andare avanti con il vecchio contratto. Io e Trinitapoli ci siamo allineati, tutti gli altri reali siti si sono allineati, Cerignola anche, quindi credo che ci siano le condizioni perché SIA possa andare avanti nel migliore dei modi. Poi il tempo è galantuomo. Vedremo nel proseguo, peraltro, e questo non è da sottacere, Margherita fa parte del consorzio, è un socio del consorzio, quindi Dovrebbe uscire da ed entrare in dovrebbe altra uscire e dare in società. un'altra società. Senta, sindaco, diversi comuni stanno avendo problemi con i rispettivi cimiteri. Io l'ho risolto e questo è una. Ne vado fiero io con tutta la mia amministrazione, così come abbiamo fatto per l'area mercatale. È un problema che abbiamo risolto nel senso che abbiamo esternalizzato il servizio del cimiteriali. Nel cimitero è tornato l'ordine, nel cimitero è tornata la pulizia, nel cimitero saranno realizzate delle opere questo come da contratto, come da capitolato, a partire dal 2017, nella tempistica è stato tenuto conto a step di tutto quello che doveva accadere. Oggi al cimitero c'è la possibilità di poter chiedere della esatta ubicazione dei propri defunti e viene data una risposta. Nel cimitero si svolgono tutte quelle azioni che in un cimitero si fanno, mi riferisco alla inumazione, mi riferisco alla dissepoltura, mi riferisco alla tenuta in sicurezza dei loculi, mi riferisco alle condizioni di sicurezza nel cimitero. Sono tutte operazioni che da noi sono già avvenute e quindi questo mi rasserena, ma anche ci sono dei riscontri molto favorevoli e positivi da parte di tutta la cittadinanza. Cioè, io il dato che voglio, il messaggio che voglio lanciare alla mia comunità è questo. Non è vero che è difficile fare e realizzare e mettere, far entrare la legalità, eliminare l'abusivismo in tutte le azioni della quotidianità.
di una città. Non è vero. Sì, si può fare. Margherita sta diventando un esempio di questo. Si può fare anche in mancanza o quantomeno anche con condizioni finanziarie non floride. Si può fare perché oggi se si sfruttano bene gli aiuti finanziari che arrivano dalla regione, che arrivano dalla comunità europea, se si sfruttano. Il MIBACT, per esempio, è l'esempio di come nel settore del turismo culturale, il MIBACT è una grande realizzazione, è una grande proposta turistico per tutto il territorio. Ci sono tutti i comuni della BAT, con l'aggiunta di Corato, Terlizzi e Ruvo. MIBACT è un progetto, mi dicevano, perché non so se sai Roberto, questo grazie anche ai miei concittadini e soprattutto alla mia amministrazione, sono stato nominato presidente del CDA, Patto per lo sviluppo da Auno Fantino, quindi è un altro riconoscimento, è un'altra vittoria per la mia maggioranza, per me stesso. Quindi dicevo, il MIBACT è un grande progetto che è stato già giudicato di eccellenza e che speriamo vada in porto e vedrà il raccordo fra tutti i comuni, i 10 comuni della BAT, ripeto, più i 3, Corato, Ruvo e Terlizzi. Quindi queste sono cose veramente bellissime, sono cose di cui una città deve tener conto. Allora, ripeto ai miei concittadini, questa è la strada giusta anche per il futuro. Bisogna cominciare a pensare per il futuro, a programmare per il futuro e a non mollare gli ormeggi, perché bisogna tenere i piedi fermi per terra, consapevoli di quello che si può fare, ma nel rispetto delle norme e delle leggi. Siamo in conclusione, Sindaco, che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Io sono convinto che nei prossimi mesi per Margherita arriverà solo del bene nel senso che ormai tutto ciò che abbiamo seminato negli anni pregressi oggi sta arrivando, è in fase di costruzione l'edificio, il nuovo edificio scolastico che alleggerirà il peso sul Giovanni XXIII. Domani saranno consegnati i lavori per l'allargamento e la sopraelevazione dell'istituto alberghiero, il che consentirà di mettere di concentrare in un unico punto anche le attività operative che per l'alberghiero sono indispensabili, tutte le cucine, allestire le cucine. È in prossimo ormai arrivare il nuovo progetto alimentare. Margherita è uno dei pochi comuni che non ha abolito la cosiddetta mensa, che era affidata a terzi, per intraprendere la strada di un nuovo progetto alimentare. Ci sono gli sponsor, ci sono che forniranno direttamente i generi alimentari, c'è l'istituto alberghiero che parteciperà fattivamente con l'allestimento e con la cottura e l'allestimento di tutti i generi alimentari, c'è il comune che sta partecipando con l'allestimento delle cucine e del trasporto verso le scuole materne, cominceremo con la scuola materna e per poi arrivare anche alle altre. Stanno finendo la struttura sportiva annessa all'alberghiero. Il mese di gennaio partiranno i lavori per il ripascimento e la salvaguardia di tutta la costa, da Levante a Ponente. Insomma, c'è veramente da aspettarsi. Stiamo cercando di sistemare, sono già partiti i lavori per la sistemazione di tutta la villa comunale e di tutta la parte riferita anche alla pista, alla vecchia pista di pattinaggio. È in atto un procedimento per il finanziamento e la riqualificazione urbana. Dobbiamo rifare le strade, dobbiamo rifare i nostri marciapiedi, perché non sono da una città turistica di primo livello.
Io sinceramente non riesco a passare avanti nel vedere quello che poi è sotto gli occhi di tutti. A Margherita di Savoia abbiamo i marciapiedi che sono completamente da rifare. Questo perché probabilmente nel passato nessuno si è mai interessato. Abbiamo rifatto quasi rimesso in piedi tutte le scuole, tutti i solai delle scuole, scuola media, scuole elementari, sono stati rifatti. Adesso rifaremo tutta la facciata e vedremo di aggiustare anche la caserma dei carabinieri. Anche quella sembra essere arrivata. Insomma, con tanti sforzi e con tanta buona volontà, ma soprattutto con tanta onestà, noi stiamo facendo cose che da quasi 30 anni a Margherita non si facevano. E tutto questo è facilmente riscontrabile sul territorio, checché ne dicano i nostri detrattori. Bene, ci fermiamo qui, Sindaco. Grazie per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortese attenzione a risentirci.